e del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ciao. Oggi è estate. Vedi la maglietta corta, sempre il sole, è molto caldo, fa 25 gradi. E adesso è andata al dentista. Ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro l'azione della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato ed ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ecco, vado dal dentista, ma dopo te apro di fronte a te il pacco dell'Amway, che mi è arrivato l'ordine, dopo due giorni arrivo a casa, guarda. E poi mi cugino Jonathan mi ha fatto vedere questo film qui, ieri sera l'ho visto. Guarda, quanto mi è piaciuto. Vedi? Questo qui. Mi è piaciuto un bel po'. Delle città che camminavano. È un film che si svolge nell'anno 3000. C'è le città in movimento, coi cingoli. È un film di fantascienza, ovviamente. A me la fantascienza mi è sempre piaciuto. Quindi il film mi è piaciuto. E ringraziamo a Dio Padre Onnipotente per il dono della giornata, di questa giornata che ci ha donato, pure oggi, pensa, pure oggi ci ha donato un'altra giornata. Allora cerchiamo da crearla bene sta giornata, da creare cose buone e positive. Adesso intanto mi faccio andare a far vedere la bocca e poi ti faccio vedere il pacco dell'ordine che ho fatto, che Marco, il mio amico dell'autolavaggio, no dei Tivoli, ma quell'altro Marco, cioè un altro Marco, mi ha ordinato il glister, il colluttorio, poi il glister e spazzolini da denti, e poi mi ha ordinato la schiuma da barba gel, e poi mi ha ordinato pure il balsamo dopo barba, che l'ha provato anche Giampiero e si trova bene anche Giampiero, e perché ha fatto un ordine direttamente sul mio negozio online. Allora dico a tutti coloro che si sono iscritti al mio negozio, perché l'ordine l'ha fatto solo Giampiero, poi l'ha fatto Titti, poi l'ha fatto Elisa e poi l'ha fatto Massimiliano. Ecco, adesso mi ricordo, quattro persone su 10. Allora ci rimase 6 persone, anzi 7, perché se ne è iscritto anche un'altra persona. Dopo vado a vedere chi è che si è iscritto. Comunque adesso se mi ricordo. Comunque tutti quelli che si sono iscritti, adesso potete fare l'ordine tranquillamente, indipendentemente da me, indipendentemente dalla mia conferma. Quindi anche se il negozio online è mio, però puoi fare qualsiasi ordine che ti pare senza che io ti do conferma. Quindi puoi entrare nel negozio, guardi tutto, vedi i prodotti e poi scegli quello che c'hai bisogno. C'è i prodotti della cosmetica, che sono prodotti di altissima qualità, dei prodotti di una qualità superiore. E poi ci sono prodotti per la casa, poi c'è anche i prodotti, articoli incredibili, tutto incredibile, eccezionale. Però soprattutto c'è un articolo, una macchina che purifica l'aria. Quella macchina lì che purifica l'aria è più speciale dell'umidificatore, del condizionatore,
perché quella la purifica proprio. Per chi è che abita in una casa che è piena dei peli, dei gatto, che c'ha gli animali, che c'ha e sta in campagna, che c'ha i sfiuti delle graminacee, no? Che si porta dentro casa. Insomma, un luogo pieno di animali, di peli, insomma, anche luoghi di uffici, che c'è l'aria consumata, quello purifica l'aria, è una cosa favolosa, te toglie tutti i batteri, c'è prodotti di largo consumo, c'è prodotti della casa, per la casa e per la propria cura di se stessi, per il corpo, è tutto organico, è tutto concentrato, è tutti prodotti fantastici, di altissima qualità. Tra poco vedrai quello che ho ordinato io. Ci sono anche le bibite energetiche all'interno di quello scatolone lì. Guarda, all'interno di quello scatolone, vedi? Finalmente le bibite energetiche. Io mi sa che non manco mi ricordo più quello che ho ordinato, però dovrebbe essere quelle viola. Dovrebbe essere viola, se non rosa. Adesso non mi ricordo bene. Però qualsiasi colore è buono, tutte bibite buone che lasciane il dolce nella bocca e non l'amaro, e quindi sono anche energetiche, c'è pure le vitamine, fanno molto bene. Dopo me la bevo una de lattina che mi conviene, quindi vale la pena fare un ordine nel mio negozio online dell'Amway, perché si risparmia il carburante anziché andare a un centro commerciale a smattisse a trovare i prodotti mezza giornata, e poi c'hai il rischio, come dicevo l'altro giorno, c'hai il rischio di una multa, c'hai il rischio di un incidente, e c'hai l'usura della macchina, consumi un sacco di tempo per arrivare al luogo dove che devi fare spesa. E invece lì ti evita tutto, ti evita l'usura della macchina, ti evita il tempo che sprecheresti per andare al centro commerciale, ti evita i possibili incidenti, ti evita insomma, ti fa risparmiare. Stavo a dire ti evita l'usura della macchina, che già l'ho detto. Ti fa tanto risparmiare. E in più, se fai un ordine importante, e cioè un ordine da 140 euro in su, non paghi le spese di spedizione, perché tanto c'è pure la pasta, c'è l'olio, c'è articoli di largo consumo, e poi la cura di se stessi, della casa, gli integratori, la cosmetica, a voglia se al mese una famiglia composta da minimo 2 persone o 3 non spende quella cifra lì per la casa, per se stesso, per se stessi, e in più per la tutela del proprio corpo, per l'integrazione, no? Per l'integrazione, per prevenire è meglio di curare, perché gli integratori fanno molto bene, quei integratori lì della Nutrilite, una ditta di più alta qualità al mondo, di integrazione. Quindi io non è che mi so ben spiega su queste cose qui, però se io le dico apertamente, senza problemi, deve essere che è vero quello che dico, perché sennò non parlavo pubblicamente di queste cose, non ne parlavo bene se io non l'avevo provati su di me stesso, capito? Sulla mia persona. Io parlo bene di qualcosa se l'ho provato su me stesso. Io ho provato integratori, ho provato le cose per la cura di me stesso, e cioè la crema per il viso, e poi ho provato i prodotti per la casa, ho provato per lavare i piatti, ho provato per lavare per terra, ho provato anche per lavare i lenzuoli, i bagni, capito, in lavatrice. E quindi io mi ci sono trovato tantissimo bene. Mi ci trovo meglio con questi prodotti che con tutti gli altri prodotti tradizionali, guarda. Mi trovo benissimo. Adesso, fra poco, appena ho fatto dal dentista, che mi controlla la bocca come va,
perché ogni tanto un controllo fa bene, perché prevenire è meglio di curare. E dopo viene giù e ti apro il suo pacco, guarda. Guarda un po', eccolo. Qui c'è quella che aspetta. C'è quella che aspetta, mi sa. E vedrò da aspettare pure io, te devo dire. Ora, oh, è stati gentilissimi, come sempre. Emanuele, gentilissimo. Lorenzo pure. Mi hanno regalato una mascherina che stamattina non me l'ho portata. Non so che fine ha fatto quella nera, non me la vedo più. Ho cercato dappertutto, non me la vedo più. Guarda cosa ho trovato dentro sta macchina, oh. Guarda, guarda che roba. Aspetta. Questo da due scappata, questa qui. Cos'è? Un diamante, Guarda, ti immagini che fosse un diamante? Questo da due scappato. Forse da un vestito di mamma. Vedi, guarda. Un vestito di mamma che c'è delle plastichine che sembra diamanti. Mi sa che è da lì. Guarda, se fosse vero su diamante. Guarda che roba, oh. Sarà. Cosa sarà? Swarovski questo. Ci capisci cosa sarà? Un piccolo diamante, però ovviamente è finto, Oh, adesso apro lo scatolone. Mi ha fatto la visita e c'è un dente che presto sarebbe da rivitalizzare e spero più tardi possibile, guarda, spero proprio più tardi possibile. E adesso ho scritto pure a Marco dell'autolavaggio che mi è arrivata la roba e la devo portare, entro oggi la devo portare. E poi te volevo dire una cosa prima che apro il pacco. Luigi mi ha scritto: grazie Matteo, ti chiedo scusa, sono consapevole che anche tu ne stai... Senti Luigi, ti volevo chiedere se nelle tue preghiere potresti includere anche mia madre, caposala, che ieri è venuta in contatto con il Covid-19 e ora si trova sola in casa, isolata. Te ne sarei molto grato e che Dio ti benedica. Saluti da Luigi. Pensa, la madre di Luigi purtroppo ha preso il virus, ha preso il coronavirus e adesso si trova a casa isolata e chissà per quanto tempo deve stare isolata. Speriamo che il prima possibile si riesca a risolvere la situazione e si riesca a guarire il prima possibile. Io l'ho detto a Luigi, sta tranquillo perché oggi come oggi adesso hanno trovato il sistema da curare le persone, capito? Adesso sono un po' frastornato perché questa cosa qui, questo esame che mi ha fatto, mi ha un po' frastornato perché la dottoressa mi ha detto che se eventualmente mi dovesse fa male, perché il dente è mezzo morto, ci sarebbe da rivitalizzarlo. E allora adesso mi sento un po' preoccupato. Dai, si vedrà quando succederà. Speriamo più tardi possibile, guarda, io spero più tardi possibile. Però la madre di Luigi è pure peggio perché ha preso il coronavirus. Io gli ho detto a Luigi: sta tranquillo che adesso si guarisce col coronavirus. Non è che solo i casi più eclatanti, gli anziani, quelli proprio mezzi terminali, coloro che hanno qualche patologia grave, capito, o molto in avanti, allora quelli noi la fanno a sopravvivere perché c'è una carenza respiratoria, capito? Il coronavirus è una cosa brutta un bel po', c'è la carenza respiratoria, provoca tante tante cose brutte e quindi le persone che già hanno le difese immunitarie basse non sopravvivono. Però Luigi, te sta tranquillo che tua madre sopravvive e si guarirà,
presto. Io mi auguro il più presto possibile per te e per tutti coloro che mi stanno a guardare, che hanno i genitori in quarantena oppure hanno i propri cari in quarantena, e anche coloro che hanno i cari che stanno alle case di riposo, che non le possono andare più a trovare, e se possono vedere solamente tramite video, tramite WhatsApp. Per esempio zia Mimmi è sta proprio più che de là che de qua, c'ha un piede nella fossa, ormai pesa 38 kg da 110 che era prima. Zia è proprio è un caso gravissimo, gli dovrebbero fare la PEC, il buco nello stomaco per farla nutrire, però tanti ci hanno consigliato da non farlo fa, se deve andare pure in tribunale, c'è un sacco di procedimenti da fa prima da fare il buco nello stomaco, non è così facile e semplice. Quindi adesso c'ha il sondino, ma il sondino se lo stacca sempre dal naso, un tubo lungo così che arriva nello stomaco, dal naso fino a qua giù, se lo stacca sempre in continuazione, è da come la nutrono senza sondino, è un problema. Quindi anche chiedo a Gesù la grazia da liberare da tutte queste croci mia zia, da liberarla proprio da queste croci, perché non c'è più speranza di andarla a trovare. Nemmeno i propri cari lei può rivedere più. Ci rendiamo conto? Non può rivedere più nemmeno i propri cari. È molto grave la situazione. Quindi che speranze c'ha mia zia Puretta? È arrivata a 86 anni. 86 anni, non può vedere più ai propri cari. Chiusa lì dentro l'ospizio. È diventata una galera, una prigione. Manco in galera non puoi vedere i propri cari. I propri cari te poi ne veni a trovare una volta al mese o una volta a settimana, dipende dopo che sentenze c'hai. Se c'hai l'ergastolo no, però se non c'hai l'ergastolo la famiglia lo può andare a trovare, il prigioniero o la prigioniera. Invece all'ospizio no, puoi vedere solo su WhatsApp. Ci rendiamo conto che roba? E con questo virus maledetto non potevamo andare manco a trovare i nostri cari, che morrene de malinconia, morrene de solitudine. C'è solo l'organico de persone che lavorano all'interno della struttura. L'importante è chi vuole ne be' sa gente, perché se manco sa gente gli vuole be', si pori vecchi morrene proprio de crepacuori, de dispiaceri. Quindi c'è anche chi è che se sono malati di malinconia, di nostalgia per i propri cari, che non li possono più vedere. Quindi è grave la situazione, molto grave. Allora adesso apro questo pacco dell'Amui, guarda un po', guarda, si è aperto perfettamente, guarda, si è aperto bene, e io questo scatolone me lo tieno a conto perché mi può servire senza, come posso dire, mi può servire. Guarda la carta, però serve per non far spostare dall'interno i prodotti. Guarda che roba. Che profumo qui dentro. Guarda le bibite, quelle rosa allora. O è viola? È rosa o viola? Guarda, adesso faccio vedere. Prima di tutti, le cose più piccole. Il nuovo catalogo prodotti 2020, guarda che roba, c'è il depuratore per l'acqua, c'è il depuratore per l'aria, c'è integratori, c'è questo prodotto qui dell'Artistry nuovo al limone, la cosmetica, qui è la cosmetica ad alti livelli, è spettacolare l'Artistry è la cosmetica più valorosa che c'è al mercato, poi i prodotti per la cura della pelle, per la cura del viso, per la cura del corpo, è spettacolare l'Artistry. A me di Artistry mi fa venire i brividi, perché penso nel 97 quando io mi sono fatto sponsorizzare da Rodrigo Taffi, che saluto, ciao Rodrigo, e poi purtroppo ci ho avuto due brutti lutti familiari e poi una storia molto negativa in Sicilia, e quindi mi sono svalvolato il cervello, non ho fatto più niente.
ho lasciato perdere. Dopo, a distanza dei 23 anni, adesso ne faccio parte e sono socio consumatore e sono molto orgoglioso e soddisfatto da far parte dell'Amway Corporation. Sono molto orgoglioso perché qui c'è tutti i prodotti straordinari di altissimo livello. Guarda che roba, oh, è una miseria, effetto manga, sofisticato in stile tongo, grande tendenza, la scelta sta a te. Vedi, Artistry Studio, tutti i prodotti, però tanto io non li uso l'Artistry li usa le donne, la cura della pelle, sta roba lì. Io uso più che altro la cura della pelle da uomo, la linea de barba, de sta roba lì, se no altre cose, l'Artistry le usa le donne. Guarda i rossetti, che roba, tutta altissima qualità e naturali, eh. Guarda, io uso sta linea qui, linea uomo, per taglio della barba, la pelle, l'idratazione, il profumo, vedi il profumo ce l'ho, questa qui, questa non l'ho mai comprato, questo qui, crema gelle energizzante per la pulizia quotidiana del viso, questo non l'ho ordinato mai, ma questi due prodotti sono proprio spettacolari, l'ho ordinato io, schiuma da barba e il balsamo dopo barba. E con la vitamina E, poi il Deo Stick, il roll-on, no? Per sottobraccio, e poi c'è anche le lamette, vedi? Se può acquistare anche le lamette, 4 testine di ricambio, e il prezzo è quasi uguale ai prodotti tradizionali, però comunque vada, questi sono prodotti molto più buoni, più di alta qualità. E guarda, invece dopo c'è la linea corpo, che questi qui, questi bagnoschiuma, sono, guarda, è impossibile da descrivere quanto è buoni, bisogna approvarli, chi è che mi guarda, provateli, ve li consiglio questi prodotti qui per lavarsi, bagnoschiuma, i shampoo pure buoni, eh. E io ho sto bagnoschiuma qui, e poi ho questo qui, per una pelle più idratata, grazie ad un'armoniosa combinazione di ingredienti vegetali, e poi c'è tanti altri prodotti, guarda questo qui per esempio, ce l'ho avuto, doccia per il corpo, gel doccia semi traslucido e leggermente perlescente, arricchito da una delicata profumazione indicata per lui e per lei, il gel detergente delicatamente, mentre il complesso anti-irritazione brevettato lenisce la pelle, aiuta a rinfrescare la pelle e le dona un aspetto sano, più delicato sulla pelle dei tradizionali detergenti per il corpo. La sua formula anti-irritazione è stata comprovata dall'86% dei consumatori. Pensa che roba, tutti questi prodotti è di super altissima qualità. Poi c'è anche la linea dei saponetti, le saponette, la saponetta liquida, che è anche un sapone per l'intimo, sia per le mappe, il viso e per l'intimo. Guarda, questo è spettacolare, l'ho preso, mi sembra che l'ho preso. Poi c'è i spazzolini da denti, questi qui hanno le setole morbidissime e non rovinano la gengiva, non te feriscene. E poi questo qui, e questo dentifricio lo usa mia madre da 23 anni, l'unico dentifricio che non la irrita e non la infiamma e la protegge e rinforza la gengiva, l'unico dentifricio in assoluto. E poi questo qui è il colluttorio e lo spray, guarda un po' lo spray che c'è nel catalogo nuovo, ce l'ho anche io, vedi? Questo spray qui, questo rinfresca l'alito, lo disinfetta e disinfetta le gengive e le sfiamma, e in più quando te pizzica una zanzara te lo spruzzi e te manda via il pizzicore. Pensa che roba, che spettacolo. E questo colluttorio per esempio dura tantissimo, perché basta una o due rogate, e ce ne si può fare tantissime rogate, e dura come 40 colluttori tradizionali che tu compri in farmacia da 3-4 euro. E questo te costa, allora, Glister colluttorio antiplacca 14 euro, pensa, 14 euro, però te dura come 30, come diciamo
una trentina dei colluttori tradizionali, quindi 30 colluttori da 3 euro, quanto avrai speso? 3, 6, 9, 90 euro, anziché 90 euro 14 euro, pensa che roba. Quindi la qualità, si vede la convenienza dalla durata e la qualità del prodotto. Poi c'è il filo, il tendentale, dopo c'è il dentifricio per i bambini, 4 euro, prezzo al pubblico, però dura molto di più perché ce ne vuole proprio una piccolissima parte, dura molto di più di quelli che si trova tradizionali e in più di altissima qualità, non inquina e fa molto bene per le gengive. E in più c'è scritto, guarda, questo gustosissimo gel alla fragola è stato sviluppato per le esigenze di igiene orale dei più piccoli, a partire dai 2 anni di età. La formula Reminax rinforza e protegge i denti dei più piccoli, rimineralizzandoli e rendendoli più resistenti alla carie. La sua formula in gel è anticarie al fluoro, deterge a fondo, previene la carie e protegge lo smalto dei denti. La formula in gel trasparente alla fragola invoglia i bambini a lavarsi i denti. Il tappo si apre e si chiude facilmente. Questo gli piace un bel po' a mio figlio e lo usa mio figlio da quando è piccolo piccolo. L'ha sempre usato. Perché anche io, prima da essere socio un'altra volta, consumatore, mia madre le prendeva da una dottoressa, da una farmacia, da una dottoressa proprio, che lei è stata sponsorizzata, è diventata socio consumatrice, adesso siccome ci guadagna di più di quello che guadagnava in farmacia, ha lasciato perdere l'attività della farmacia. Pensa che bello. Ci guadagna perché? Perché ha fatto pubblicità di questa azienda, della sua soddisfazione personale dei prodotti, e le persone che ha fatto pubblicità acquistano i prodotti da questa azienda, tutto lì, capito? A forza da fare socio consumatori a tutti quell'altri che noi famo pubblicità, ci arricchiamo anche il portafoglio, quindi è una tutela pure del portafoglio, non solo la qualità del prodotto, la tutela di noi stessi, dell'ambiente, anche del portafoglio. Quindi è spettacolare questa azienda. E poi qui c'è scritto tutto in questo dépliant, I dépliant è molto importante che li acquistiamo per capire tutta la scheda tecnica dei prodotti. Poi c'è la Nutrilite, il sistema di nutrimento, e sostanze proprio ormai oggi come oggi essenziali per sopravvivere bene, per prevenire le malattie, prevenirle. Ecco, poi Nutrilite, complesso omega, e poi guarda quanti integratori che c'è, vedi, guarda quanti ce n'è. Nutrilite è un'azienda antica, e c'ha 80, quasi 90 anni l'azienda, della Nutrilite. Dopo qui, nutritive, tutto Nutrilite, integratori, le barrette nutritive, e poi c'è anche il cremoso e delizioso frappè. C'è tanti prodotti nuovi, c'è più di 450 prodotti, quasi 500 prodotti. Dopo questo qui è le cose lì al limone, la vitamina B complex energizzante. Dopo c'è sti fusti qui che si pia in palestra. E quindi Nutrilite è l'azienda, te pensa, più alta qualità al mondo. La Nutrilite, te pensa, la prendene in gli astronauti, pensa tu. E queste è le bibite energetiche. Dopo c'è anche il tè, c'è il caffè, c'è l'olio, c'è l'olio balsamico, la pasta trafilata al bronzo, la più alta qualità di pasta al mondo. Poi c'è tutti i prodotti per la casa, detersivi, tutto organico, incredibilmente organico, che tutela l'ambiente. Dura 20-30 volte di più dei prodotti tradizionali. Quindi questi prodotti qui, c'è chi è che dice che è costosi. In realtà non è costosi, perché se si legge bene le istruzioni, come si diluiscono questi prodotti, durano 20-30 volte di più di un prodotto tradizionale, quindi c'è la convenienza e c'è pure il risparmio. Vedi, ho dei piatti, quello che dopro io, il Disdrops, poi per il forno, per la lavastoviglie,
per tutte le superfici, le LUC, da WC alle padelle di altissima qualità. E c'è tutto, c'è dentro il suo catalogo, guarda, è spettacolare. Guarda un po' cosa ho preso io. Ho preso il bagno schiuma mega galattico, guarda lì grosso. Basta una mezza erogata in una spugna per fa tutta schiuma. Quindi questo qui dura una vita, questo prodotto qui. E poi ti idrata al massimo. Guarda, eh. Poi per Marco ho preso questo prodotto qui, la schiuma da barba gel. Fantastica. Poi i dentifrici per mamma ho preso. Il glister, poi c'è il roll-on per Marco, me l'ha ordinato, il roll-on, e poi guarda, perfino la borsa, oh, la borsa Amui, guarda un po'. Dopo c'è la pasta, nammi sai quanto pesa, oh, i spaghetti trafilati al bronzo. C'è 4 per 1, 4 per 1 chilo, 4 chili, 4 chili di spaghetti. Poi cosa c'è qui dentro qui? Vediamo un po'. Ah, Linea Artistry, un gel che mi ha ordinato una vicina di casa per togliersi l'acne nella faccia, capito? Contro i brufoli, eh? È molto di altissima qualità. Poi questi integratori, questi è per mio figlio, acerola C masticabile, gusto ciliegia, integratore alimentare di vitamina C con zuccheri ed edulcorante, 1-2 tavolette masticabili al giorno, 100 tavolette c'è qui dentro, guarda. Questi prodotti qui della nutrizione è di... E i prodotti di più alta qualità al mondo, non si trova superiore a questa qualità, pensa. Allora, poi qui c'è l'LUC, il multipurpose, tutte le superfici, pulisce, disinfetta, e lava bene e profuma. E in più questo qui è un prodotto straordinario perché una volta che tu ci hai passato lo straccio per terra, l'acqua de scarto non la devi buttare nel cesso perché inquina, ma l'acqua la devi buttare nell'orto. Se c'hai l'orto di casa, ti nutre le piante perché non inquina. Agevola il nutrimento alle piante, alla terra. La nutre, pensa che bello. E il contenitore è a base di carrube. Poi è organico il contenitore, non è plastica. Dopo guarda, questo qui le profuma degli anni 80. Ah, le profuma. Questo qui l'S8 è spettacolare per lavare i vestiti dei bambini. Disinfetta, profuma, è un profumo che non si trova in tutti gli altri prodotti tradizionali, è introvabile. E in più è concentrato al 100%, ne basta proprio un mezzo misurino cucì. Ne basta per fare un lavaggio, quindi te dura 20-30 volte di più dei prodotti tradizionali che c'è tutt'acqua e chimica. Pensa, invece qui tutto organico. Pensa che bello, tuteliamo l'ambiente. Guarda, i dentifrici per mio figlio. Guarda un po', questi gli piace un bel po'. A volte se lo magna un pezzo, un po' se lo magna, però è organico, non te fa niente. Allora, poi i spazzoli. No, un altro dentifricio, gli spazzolini, eccoli qua, guarda, Linea Glister, gli spazzolini, questi è spettacolari gli spazzolini, guarda, c'ha le setole molto morbide, a posto. Dopo le bibite, dopo io ho preso un erogatore da un litro, a immersione da un litro, per l'LUC che l'ho regalato, me l'ha acquistato Tatiana, adesso ero convinto che l'avevo regalato perché... l'avevo regalati alcuni LUC a dei amici mia. Tatiana me l'ha acquistato e l'LUC è il detersivo per pavimenti, sarebbe questo, per tutte le superfici però, poi pulì tutte le superfici, te dura come 30 litri dei prodotti tradizionali perché è organico e concentrato al 100%, quindi qui risparmi 21 euro e dai negozi tradizionali. Perché 21 euro? Perché se tu ci pensi bene,
un litro di questo ti dura come 30 litri dei prodotti tradizionali che compri a 1 euro l'uno. Comprandolo a 9 euro, quanto hai risparmiato? 21 euro. Perché se ti dura come 30 prodotti da un litro tradizionali, e in più risparmiato il pianeta. Perché al pianeta non lo inquini con questi prodotti qui. Cioè nutri anche l'orto di casa, se c'hai l'orto, le piante. Poi, queste bibite energetiche, adesso me la bevo subito una. Allora, Luca dalla Germania, puretto, voleva comprare due cassette di bibite energetiche, però non lo può fare perché sta in Germania. Sta in Germania, quindi non si può acquistare dalla Germania al mio negozio online. Lui dalla Germania deve acquistare direttamente al negozio che c'è in Germania. Non può acquistarlo dal negozio online che ho io su internet. Tutti coloro invece che stanno in Italia possono acquistare questi prodotti, provateli, soprattutto chi è che si è iscritti al mio negozio online, provateli questi prodotti, qualsiasi cosa ci avete bisogno, che vi conviene, perché tutelate l'ambiente, vi dura di più e nella durata e nella qualità vedete la convenienza del portafoglio. Ecco, de quant'è che non le bevo più se bibite io. E nammi se le buona! Le buona! La consiglio a tutti! La consiglio vivamente a tutti questa bibita! Energizza e lascia la bocca molto dolce e profumata. Non è come tipo la Red Bull, la Coca-Cola, che lascia la bocca aspra, amara, come il velè. Adesso io devo andare in Ancona, perché devo lasciare dentro una cassetta della posta una cosa importante e allora devo partire. Tanto il pacco l'ho scartato, la bibita piano piano me la bevo e intanto recitiamo il Santo Rosario e diciamo il Credo Apostolico e ringraziamo a Dio di questa giornata che ci ha donato dal nulla, ci ha donato la vita dal nulla per amore. Quindi ringraziamolo, lodiamolo ed esaltiamo il nostro Dio creatore di tutte le cose. Ci ha creati dal nulla, te pensa, ci ha creati dal nulla. Prima non esistevamo, se non era per merito di Dio, noi non stavi qui. Te non stavi a guardare su video, non stavi lì a vive come te pare, fai quello che te pare. Ci ha dato libero arbitrio da decidere il male e il bene. Te pensa il Padre Eterno, però ci ha detto pure tutto potete fare tutto tranne che cibarvi dell'albero della conoscenza del bene e del male. E invece il demonio ha istigato e ha convinto, ha traviato Eva a mangiare, a nutrirsi dell'albero della conoscenza, l'unico albero proibito da mangiare nel paradiso, e Eva ha ascoltato al demonio. E quindi la generazione è distrutta perché la maggioranza della generazione di oggi ascolta il demonio. Ecco qua, per quale motivo siamo tutti finiti nel baratro infernale del disastro proprio totale? Perché l'uomo, le creature terrestri ascoltano al demonio e non ascoltano a Dio. Dio chi è? L'amore. L'infinito amore, colui che ci ha creati dal nulla, ci ha creati per vivere per sempre nel paradiso, in un luogo più bello in assoluto che esiste. Ma esiste il paradiso, esiste. E questa terra, che era il paradiso, è stata trasformata ad una discarica di non solo di materiali chimici inquinanti, ma una discarica soprattutto di cattiveria, di odio, di indifferenza, di mancanza di sentimenti, di amore, mancanza d'amore, capito? La discarica è la mancanza d'amore. Perché quando noi vediamo le discariche fisiche, materiali, per strada, per terra, la gente che butta tutto per terra, perché dentro di se stessi c'hanno la discarica, l'assenza dell'amore verso la natura, non vogliono tutelare il pianeta. Io perché sono socio consumatore dell'AMI? Mi sono fatto socio perché primo mi conviene che prendo i prodotti al 23% di sconto,
Secondo, tutelo l'ambiente. Terzo, tutelo il portafoglio. Quarto, ci posso creare un'attività in proprio che mi permette da avere un introito infinito, senza limiti e senza investimenti. Quello che è bello. Tu hai aperto mai un negozio senza investimenti? Potresti aprire un negozio senza investimenti? No, non esiste. Esiste nell'Amway. Tu crei un negozio senza investimenti. Ti dici, ma come non investo niente? Non devi costruire l'edificio, devi comprare locale, devi dare tutti i soldi dallo Stato, 78% di tasse allo Stato, no. Lì già è tassato alla fonte, già le tasse è alla fonte, l'azienda paga le tasse. Tu non devi pagare le tasse, già è scalate le tasse da quello che ci fai. Quindi è fantastica, una cosa bellissima. Io consiglio a tutti coloro che mi si sono iscritti da fare spesa personale. Dopo consiglio specialmente a tutti quelli che mi si sono iscritti da diventare socio consumatori. C'è scritto nel mio negozio online, sponsorizzati. Ti sponsorizzi, ti iscrivi e fai il primo ordine. E dopo tutti quegli altri successivi ogni mese fai, anziché andare a fare l'ordine al negozio centro commerciale che te smattisci, rischi la multa, rischi un incidente, usuri la macchina, consumi il tempo della tua vita, fai un ordine semplice ogni mese, pigli quello che ti serve, tanto c'hai quasi 500 prodotti e risparmi il pianeta, tuteli l'ambiente e così tuteli anche te stesso, te stessa. E acquisti sì prodotti, perché tuteliamo l'ambiente, dobbiamo tutelare l'ambiente. Noi dobbiamo voler bene all'ambiente e con questi prodotti vogliamo bene all'ambiente, al pianeta. Risparmiamo il pianeta, come fa anche Risparmio Virtuoso, che porta energia verde certificata alle aziende d'Italia e del mondo. Spettacolare sta bibita, guarda. Non c'è altre bibite energetiche buone come queste. Tu dirai quello che ti pare, ma non c'è niente da fare, non c'è santi che tiene. Queste bibite è le più buone in assoluto al mondo. Al mondo. A posto. E secondo me è così. Allora ti voglio dire che le discariche soprattutto sono nei cuori ingrati. Quindi il pianeta Terra è stato trasformato ad una discarica di cuori ingrati, di assenza d'amore. L'inferno è l'assenza d'amore. Invece il paradiso è la presenza dell'amore. E l'amore non ha né spazio, né tempo, né distanza, né lontananza. E non c'ha... Non c'ha frontiere, è senza frontiere l'amore. E dura sempre, capito? Non ha morte, non esiste la morte nell'amore. Non muore mai. L'amore vero non muore mai. E l'amore vero è Dio. È Dio che ci ha creati. Dio ci ha creati dal nulla, non per morire. Non ci ha creati per le malattie. Non ci ha creati per morire, per ferirci. Non ci ha creati che il corpo deve morire. Ci ha creati eterni, anche col corpo, anche fisico, il fisico non doveva morire. Perché ci credemo che non... Perché noi pensiamo che com'è possibile la morte? Perché ci fa paura la morte? Perché noi, Dio, ci ha creati immortali. Purtroppo, per causa di Eva e Adamo che hanno ascoltato il demonio, il corpo deve morire. Siamo soggetti alla corruzione corporea, fisica. Perché dobbiamo morire? Per colpa di Eva e d'Adamo. Io comincio da Eva, perché Eva si è fatta infenocchiata al demonio. Dopo Adamo, Eva dopo ha convinto Adamo e hanno mangiato il frutto proibito, dell'albero proibito. Si sono nutriti dell'unico albero che Dio gli ha detto non mangiate di quell'albero lì, ma mangiate di tutto il resto, di tutti gli alberi del mondo, del pianeta Terra. Pensa,
Quanti costa a mangiare solo quell'altri alberi? E quello lo lasciavano perdere. Invece hanno mangiato proprio quello, perché il demonio gli ha detto: se voi mangiate di questo albero, sarete come Dio. Allora si è insuperbiti, hanno avuto la superbia. La creatura si è rivolta contro Dio, si è rivoltata contro Dio, contro il creatore. Per questo stiamo tutti messi male. Non ci dovevamo rivoltare contro Dio, che è amore. Non ci dobbiamo rivoltare contro l'amore. Dovremmo essere tutti in amore, in armonia. Infatti Dio ha creato il pianeta un tutt'uno e senza frontiere, senza recinzioni, senza fili spinati. Non ha creato i fili spinati, le frontiere, le divisioni. Tutti dovevamo essere all'unisono, in collaborazione nell'amore. Tutti dovevamo essere uniti nell'amore. Perché c'è le divisioni? Perché c'è i governi contro gli altri governi, le divisioni, i paesi contro altri paesi, le guerre? Perché c'è l'odio, perché c'è la mancanza d'amore, perché l'uomo ha ascoltato il demonio. E questo è il problema. E quindi arriviamo a questo punto, no, di riflessione, perché riflettere di questa cosa è molto buono. Riflettere porta all'evoluzione. Noi evolviamo se riflettiamo. Riflettiamo allora che Dio è amore, Dio ci ama, non ci ha voluti malati, non ci ha voluti col coronavirus, non ci ha voluti che morivamo fisicamente, ci voleva che vivevamo per sempre, dovevamo vivere per sempre, per l'eternità senza fine, e gioire la felicità, la gioia, la pace eterna. Te pensa il Padre Eterno che cos'è? È un amore totale, duraturo, che non muore mai. Infatti si è fatto uomo, si è sacrificato per noi, per donarci la vita eterna, e chiunque si affida in Gesù, la persona viene salvata. Non muore nell'anima, muore solo nel corpo momentaneamente prima del ritorno della seconda venuta di Gesù in terra. Presto ritornerà Gesù, però prima purtroppo, come giusto che sia, il pianeta Terra si purificherà, e coloro che abitano nella superficie del pianeta saranno liquefatti. Però i prescelti saranno prelevati su navi di sopravvivenza. I prescelti chi sono? Il piccolo resto, coloro che amano, coloro che si mantengono nell'amore. Ecco coloro chi sono i prescelti, il piccolo resto, chi sono? Coloro che si amano, coloro che si vogliono bene, che creano la loro vita nel bene, nell'evoluzione del bene, creano bene, anche tutela per l'ambiente. Tu pensa che queste bibite energetiche sono anche aperitivi. Sono aperitivi che ti prepara lo stomaco a mangiare, quindi te lo prepara per ricevere il cibo, perché ti fa digerire. Sono anche digestivi, pensa, digestivo e aperitivo nello stesso tempo. Io lo sperimento su me stesso. Perché dico queste cose? Non sono falsità, ma sono verità, le dico io, perché è vero. Se non era vero di questi prodotti, non li facevo vedere. Invece è vero, è tutto vero quello che ho detto. È fantastico a essere soci consumatori dell'Amway Corporation. E socia è Titti, socia è la dottoressa Sandra, e poi socio, allora chi è che... Basta, dopo il resto sono clienti del mio negozio. C'è il dottore Vittorio, pure cliente del mio negozio, e Giampiero, che ha fatto diversi ordini, Massimiliano, cliente del mio negozio, però lui aveva ordinato prima che il negozio era autonomo, prima che dovevo dare conferma io. E
e Giampiero ha fatto l'ordine, l'ultimo ordine che ha fatto Giampiero, che l'ha fatto quando c'era il negozio nuovo. Adesso perché c'è il negozio nuovo, no? Indipendente, tu puoi fare spesa come Amazon, tu puoi prendere quello che ti pare nel mio negozio online e senza la mia conferma, capito? È fantastico, una roba bellissima. I miei fan possono fare spesa nel mio negozio online senza che io do conferma. Quindi se poi ne scrive, si scrivono e poi fanno spesa. Allora io vi consiglio queste bibite energetiche. E sono anche, oltre che energetiche, su me stesso sto sperimentando nel mio stomaco. Per il mio stomaco sono anche bibite che ti preparano per ti fanno digerire e ti preparano lo stomaco per acquisire altro cibo. Sono fantastiche, bibite incredibili che io adesso domani faccio assaggiare a mio cugino Luca. E lui è contentissimo di avere queste, perché primo è gratis perché le regalo, secondo gli fa bene e lui le accetta, una mese è contentissimo, è proprio contentissimo e io continuo a bere. Allora do il messaggio, non un'altra volta, poi basta. Per tutti coloro che si sono iscritti, anche Domenico di Reggio Calabria, e tutti coloro che stanno in Italia, possono iniziare a fare degli ordini. Io vi consiglio l'LOC con l'erogatore. Ordinate l'erogatore e l'LOC, il multipurpose per pavimenti e per tutte le superfici. Si diluisce per 20-30 litri dei prodotti tradizionali e quindi ci risparmiate 21 euro. Dopo, se fate socio consumatori, risparmiate pure altri 2 o 3 euro sul prodotto stesso, quindi è fantastico. Fatevi tutti i socio consumatori e iniziate a cambiare fornitore, tutti con l'Amui, per tutelare l'ambiente, il portafoglio, per un risparmio, per risparmiare anche e per evitare i possibili incidenti, l'usura della macchina, gli smaltimenti nei centri commerciali. È meglio a fare spesa qui, no? Si evita tante spese superflue. E in più, facendo una spesa importante di più di 140 euro, dai 140 euro in su, non si spende le spese del corriere, quindi non spendi manco le spese di spedizione. Quindi è favolosa la cosa, favolosa, io la ritengo favolosa. E in più tu ci risparmi, tuteli il portafoglio, tuteli te stessa, il pianeta, e in più se poi si crea pure un'attività, un negozio online, un negozio in proprio. È bellissimo. Quindi io invoglio e consiglio a tutti da tutelare il pianeta, il portafoglio e la tutela personale del proprio corpo, prendendo questi prodotti eccezionali, duraturi e di qualità massima. E adesso io inizio il Santo Rosario dicendo il Credo Apostolico. Iniziamo tutti quanti per evolverci nell'amore, affidandoci a Dio amore. All'amore ci dobbiamo affidare, a Dio Padre Onnipotente, per intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, la donna pura, no Eva, Eva è la donna della morte, che ha scelto e ascoltato al demonio, la Madonnina ha ascoltato a Dio, quindi la Madonnina è la donna pura, che non gli ha sfiorato nemmeno una minima corruzione, nemmeno un minimo peccato, quindi la Madonnina è stata incoronata regina dell'universo, da Dio, come la sua sposa adorna per il suo sposo. Quindi chiediamo l'intercessione alla Madonnina. Io ti chiedo, Gesù, la grazia da proteggere e liberare dal coronavirus la mamma di Luigi e poi da liberare dalle malattie a Massimiliano, da qualsiasi malattia fisica, psicologica e spirituale di tutti coloro che mi hanno chiesto preghiere a Dio. Però anche voi, no, che mi avete chiesto a me l'intercessione a Gesù, io chiedo intercessione alla Madonnina nel nome di Gesù per la guarigione fisica, psicologica e spirituale per tutti voi. Però anche voi chiedete, perché chiedi e ti sarà dato, quindi chiediamo e ci sarà dato, però chiediamo col cuore, così ci sarà dato e otteniamo. Chi chiede ottiene, chi cerca trova, chi bussa gli sarà aperto. Quindi
bussamo a Gesù, aprimogli la porta. E cioè, e invece, adesso mi sono contraddetto, Gesù che bussa, spetta a noi aprire la porta. Gesù ci bussa, io ti amo, vuoi salvarti, affidati a me. Quindi affidamici a Gesù per essere salvati. Ecco, quindi aprimi la porta del cuore, Gesù, la porta dell'amore. Affidamoci a Lui. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ecco, iniziamo il Santo Rosario chiedendo intercessione alla Madonnina, nel nome di Gesù, alla Regina dell'Universo, incoronata Regina dell'Universo. Pensa, a Dio ha scelto una donna umana per generarsi sulla terra, per incarnarsi sulla terra, per salvarci. E quella donna umana è diventata la Regina dell'Universo, la Regina dell'amore. Pensa che bello. E ci ama incalcolabilmente, infinitamente. E se noi capissimo l'amore che ci ama la Madonnina e Gesù, piangeremmo de gioia. Pensa, nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi.
Ecco, adesso nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Intanto bevo un altro goccetto di questa bibita. Ah, che bontà! E na miseria, che spettacolo sa bibita! Ecco, chiediamo a Gesù la grazia di donarci la salute del corpo, dell'anima e della psiche. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di Gesù, l'incoronazione di spine. Tu pensa, dopo che è stato flagellato e i soldati non la facevano più di quanto erano stanchi a forza da flagellarlo, da sbatteie e i piombi e aguzzi della pelle e i flagelli nella pelle, e Gesù era proprio, il corpo era flagellato proprio a morte e c'aveva le fratture scomposte in tutto il corpo e la carne gli escolava a brandelli, il sangue a pisciarella. Eppure non è bastato, la violenza di quei soldati pieni di Satana, e gli hanno messo pure una corona di spine nella testa. I spilonghi cucì, no i spinetti piccoli piccoli, i spilonghi cucì tutti dentro il cranio del cervello, pensa. E quelli i peccati delle creature umane contro Dio. Pensa quanto ha sofferto Gesù. Non esiste un uomo sulla terra che ha sofferto come Gesù, né un uomo né una donna. Nessuno ha sofferto alla pari di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A posto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario sotto il pesante legno della croce. Quindi i soldati, dopo che la viene flagellato, distrutto il corpo, coi flagelli, i piombi, gli speroni, più la corona di spine nella testa, dentro il cervello, dentro il cranio, bucato, gli hanno strappato la barba, gli hanno fratturato tutti gli ossi scomposti, le fratture scomposte. Non è bastato, ha dovuto tenere pure la croce e portarla nella schiena fino al Golgota. Chiediamo a Gesù da aiutarci a avere la forza di portare la croce fino alla fine, di perseverare in Lui fino alla fine, così saremo salvati. Per meritarci la salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte in croce di Gesù. Dopo 3 ore di agonia, Gesù, il corpo spirò. Chiediamo a Gesù la grazia di liberarci da ogni male fisico, psichico e spirituale. Liberaci, Gesù, da ogni male, da ogni malattia, di ogni genere. Liberaci, Gesù, per intercessione di Mamma Maria. Te lo chiediamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Adesso un Padre ave gloria per le intenzioni della Madonnina e per le nostre richieste a Gesù. Ti chiediamo, Gesù, la salute del corpo, dell'anima e della mente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Arriviamo a 7. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, e allora adesso ci affidiamo alla misericordia di Gesù, confidiamo in Gesù con la coroncina della Divina Misericordia, e donataci da Gesù in persona, Suor Faustina Guasca. La coroncina, Gesù misericordioso. Diciamo queste frasi salvifiche ed evolutive. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. E la benedizione di Gesù scenda su di noi per intercessione di Mamma Maria, dei santi arcangeli Gabriele, Michele, Raffaele e di San Benedetto da Norcia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ecco, adesso ti saluto, termino qui questo filmato e poi nel pomeriggio vedrò il da farsi e per portare i prodotti a questo mio amico dell'autolavaggio, che è molto soddisfatto di questi prodotti e è contento che li porto.
aspettato una settimana, perché io ho fatto l'ordine 8 giorni dopo di quando me l'aveva detto, capito? Quindi non conviene aspettare tutto questo tempo, conviene a fare l'ordine direttamente nel mio negozio online, che ho sotto le descrizioni di tutti i miei filmati. Sotto la descrizione c'è scritto: chi vuole acquistare un prodotto dell'Amway Corporation lo può fare nel questo negozio mio online cliccando nel link. Quindi te vai nel link e fai l'ordine, tutto quello che te pare, e da un prodotto a tutti i prodotti che vuoi, c'è tutto. Quindi tutti coloro che si sono iscritti, dico, vi siete iscritti, fate un ordine, così e tutelate l'ambiente, tutelate voi stessi, tutelate il portafoglio e tutelate il pianeta. Quindi l'ambiente e il pianeta è la stessa cosa. Quindi tutti coloro che mi si sono iscritti, voglio vedere che fanno un ordine, così vorrei sapere da voi la soddisfazione del prodotto che acquistate, qualsiasi esso sia. Io consiglio i prodotti che ne fate uso, ovviamente, i prodotti che ne fate più uso, tipo il sapone liquido per le mani. Quello però non è solo per le mani, per la faccia e per l'intimo, dura tantissimo, e quindi vi consiglio quello. Poi consiglio il pulisci pavimenti, il multipurpose, l'LOC, e poi consiglio l'integratore della vitamina C, quello lo do a mio figlio, l'integratore, perché 100 pastiglie si masticano, masticabili, buone, hanno un buon sapore, previenene le possibili influenze, previene, perché non è che te toglie l'influenza, non è che te toglie il male, però te previene da non fartelo prendere, capito? Quindi è molto buono, benefico, integratori della Nutrilite. E poi, come dicevo quasi all'inizio del suo filmato, integratori della Nutrilite li prendono gli astronauti, quindi gli astronauti si servono di barrette della Nutrilite per integrarsi sull'universo. Pensa un po' che azienda leader al mondo, la Nutrilite, un'azienda quasi novantenne, pensa, molto vecchia al mercato, però è la più di alta qualità al mondo. Quindi te saluto adesso, termino qui questa produzione video e ti ringrazio che farai l'ordine nel mio negozio online dell'Amway per tutelare l'ambiente, te stesso, te stessa e il portafoglio. Ciao! E cosa principale? Benediciamoci nel nome di Gesù, gli uni gli altri, e affidiamoci a Gesù, unico nostro bene, unica nostra forza e salvezza. Ricordiamocelo.